e rappresentano la tradizione classica della musica occitana. Quindi avremo una prima fase di questa trasmissione musicale dedicata interamente alla musica occitana, in cui li ascolteremo suonare e vedremo anche una formazione di ballo esibirsi nelle danze tipiche occitane. Io passo subito alla presentazione della formazione, inizio subito con Marco che è qui vicino a me. Lui si occupa di suonare, giusto, e anche di cantare ogni tanto, chitarra acustica, chitarra solista. E qui vicino a me c'è anche la signora Adriana, lei è la voce dei nostri amici dei Lusserpent. E ancora le andiamo a presentare Eugenia, giusto? Eugenia si occupa dell'ottavino e anche degli strumenti a fiato. E ancora una persona giovanissima, vieni un po' più in qua così ti vediamo, passa pure qua avanti. Noi abbiamo Paolo. Paolo ha quanti anni? 14. Paolo ha 14 anni, questo per dire che la musica delle tradizioni, la musica delle nostre tradizioni, sul serio non ha età. Questa è una cosa che ci fa veramente molto molto piacere. E noi ascoltiamo Paolo in esibirsi nel suono delle percussioni. E anche di questo strumento che? Le bar chimes. Ok, quindi tradizione occitana che noi continuiamo, vieni pure qui vicino a me perché abbiamo anche il nostro Fausto. Chi ci suonerà l'organetto? L'organetto che è uno strumento immancabile della musica delle nostre valli, della musica occitana. Allora, a questo punto noi li ascoltiamo suonare. Io ricordo ancora il ringraziamento anche per questa trasmissione televisiva, va a tutto lo staff tecnico di Rete 7, allo staff e alla redazione di 7 Live che rendono possibile questa trasmissione. In nazionale anche su Sky, canale 846 di Piemonte Sud. E quindi buon divertimento a tutti, un applauso per i Lusserpent.